me non è stato affidato un compito di entrare nei dettagli, ma volevo fare alcune considerazioni proprio sul contesto culturale e naturalmente anche politico, oltre che tecnologico, ma quest'ultimo aspetto lo metto per il momento da parte, il contesto nel quale noi in questo momento ci muoviamo. Faccio riferimento a un libro importante, molto discusso, tradotto in italiano, di Jaron Lanier, che mi ha colpito per una ragione. Il titolo originale di questo libro è Wants the Future, cioè l'espressione è molto proprietaria. Chi possiede il futuro? Come è stato tradotto in italiano? Ha tradotto il saggiatore. La dignità al tempo di internet. Io lo segnalo perché questa è una materia nella quale, quando ci mettiamo a fare il tentativo almeno di approfondire le questioni, che, o meglio, più che approfondire, di definire in maniera adeguata il contesto che dobbiamo tenere presente, si ha anche la sensazione che ci siano o possano esserci dei conflitti tra principi e criteri. E qui il conflitto è evidente tra logiche proprietarie e logiche non proprietarie, tra riduzione alla logica economica e considerazione, per esempio, centrale, come già accennato, alla dignità della persona. C'è dunque questo problema di distribuzione del potere, non c'è nessun dubbio. La logica proprietaria è quella che è dietro molta della letteratura e delle attività che vengono svolte. E tuttavia questa logica proprietaria non può essere considerata come un principio indiscutibile, non solo per ragioni di carattere generale o per scelte che vengono fatte sulla base di valutazioni culturali, ma anche per considerazioni che si trovano nel materiale che abbiamo di fronte. Perché quando la Corte europea ha dovuto affrontare questo tipo di problema, ha messo in evidenza la irriducibilità del tutto alla logica proprietaria, e che nel conflitto tra ragioni che non attengono al profitto e ragioni proprietarie sono le prime che devono essere prese in considerazione nel momento in cui poi si affrontano le questioni concrete. Allora, il problema qui, come altrove, è una questione di distribuzione del potere, perché se noi affrontiamo la questione dal punto di vista unicamente della logica proprietaria, evidentemente lo affrontiamo in modo da diminuire le possibilità di intervento di tutta una serie di persone, e accettiamo una logica che in questa materia, per esempio, guarda alle modalità attraverso le quali poi si acquisiscono dati, facendo riferimento a sistemi di micropagamenti. Ci sono molti studi che hanno seguito questa strada, e cioè hanno detto: benissimo, visto che viviamo in una società all'interno della quale l'acquisizione di dati personali è un dato non riducibile a zero, introduciamo dei sistemi di micropagamenti. Discorso che a me sembra difficile poi da tradurre concretamente in dati operativi, ma che ci dice che qui la questione, l'ho già accennato ma ripeto, è il rapporto, qui come altrove, tra logica proprietaria e logica della dignità, se si vuole. Perché appunto, quando in Italia si è voluto tradurre il libro di Lanier, non si è detto chi possiede il futuro, ma la dignità al tempo di internet, che è probabilmente
una forzatura rispetto al libro, però dice qual è una possibile lettura culturale di questa vicenda. Dunque c'è un problema che ci riguarda, nel senso che in questo momento, più che in passato, noi abbiamo bisogno di ricostruire il contesto di riferimento e i principi ai quali noi ci dobbiamo riferire. La questione della dignità, io insisto su questo punto, perché i problemi di tutela dei dati personali ormai appartengono nella letteratura in materia moltissimo alla prospettiva proprio della dignità. È diventato qualunque scritto ormai sulla dignità che abbia una qualche consistenza, a un certo punto incontriamo la tutela dei dati personali, perché appunto la domanda chi possiede i dati personali diventa una domanda che riguarda il rapporto tra soggetti diversi e l'allocazione del potere di decisione. Questa è una banalità, ma le cose stanno proprio così. Quindi noi ci troviamo a dover affrontare questioni che riguardano il rapporto logica proprietaria e altre logiche. Bisogna dire che di questo tema si è occupato, come probabilmente, certamente, molti di voi sanno, anche la Corte Europea, la Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia ha escluso che la logica del profitto possa cancellare il rispetto dei diritti fondamentali delle persone, anzi ha stabilito un rapporto diverso, cioè il rispetto dei diritti fondamentali delle persone è il punto di partenza. La logica del profitto deve trovare una sua compatibilità, e questo è il tema difficile che deve essere affrontato in questo momento, perché appunto quando la Corte Europea ha dovuto affrontare questa questione era implicato Google, e in questa materia è stato detto che il tema della tutela dei diritti fondamentali prevale sulla pura logica del profitto. Quindi questa è una materia in cui certamente avere tradotto il libro di Lanier, chi possiede il futuro, chi è proprietario del futuro, come la dignità al tempo di internet, questo è il libro, la traduzione italiana è stata fatta dal Saggiatore, cerca di ricondurre a un diverso contesto una discussione che comunque ha gli stessi punti di riferimento, ma se il punto chiave, a mio giudizio, ma lo sapete benissimo, è qual è il quadro di riferimento all'interno del quale ci vogliamo muovere. Se è un quadro caratterizzato prevalentemente dalla logica proprietaria oppure è caratterizzato da altri riferimenti. E il riferimento che io faccio alla dignità non è tanto una forzatura, perché in questo momento il tema della dignità è diventato, anche in ambienti culturali molto sospettosi, penso all'ambiente francese, che ha ritenuto per lungo tempo, quasi fino a ieri, il riferimento alla dignità un riferimento inafferrabile e quindi qualcosa che sul terreno giuridico non aiutava, ma complicava le cose, lasciava spazio a genericità, ad ambiguità. Ora, anche in questi ambienti ormai il problema è visto invece da un punto di vista che non è soltanto quello proprietario, anzi, ho fatto riferimento alla Corte di Giustizia, ha il riferimento proprietario è subordinato al rispetto dei diritti fondamentali, e c'è una coerenza in questo rispetto a come si è venuto evolvendo complessivamente il sistema istituzionale europeo, perché se noi guardiamo la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, a questo punto questo riferimento è abbastanza chiaro, anzi, perché su questo adesso ci tornerò rapidissimamente tra un momento, perché la
dimensione europea si è venuta in qualche modo connotando in base a ciò che è scritto nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali, laddove si dice che l'Unione Europea mette la persona al centro della sua azione, che è un discorso difficile poi e non sempre, come dire, riscontrabile in molti, però questo è il riferimento che noi troviamo nella premessa. E quindi come si distribuisce, qual è la distribuzione di potere che abbiamo in questo momento di fronte a noi? E cioè è chiaro che questa è una materia all'interno della quale la logica proprietaria è straordinariamente forte. Queste notizie che abbiamo appena preso, 1 miliardo di informazioni, questo non viene fatto per una sorta di voglia di violare la sfera privata delle persone. Quei dati che vengono raccolti sono una materia prima, se posso usare questa espressione, straordinariamente importante. Partiamo proprio dalle richieste che vengono fatte quando si va a un supermercato. Io me ne sono a lungo occupato quando presiedevo il garante per la privacy. Avevamo tante richieste di persone che dicevano: ma qui perché mi perseguitano? E la nostra domanda era, prima di dare la risposta finale, ma non è che tu hai dato in cambio di qualche cosa l'autorizzazione a usare i tuoi dati? Allora, qui c'è un problema che riguarda la stessa caratterizzazione del potere su di noi, se posso usare questa espressione, e cioè come noi ci governiamo, quali sono i limiti all'intervento esterno e quali sono poi anche i limiti alla disponibilità di noi stessi di alcuni dati. Quindi la questione non è così semplice e credo che oggi sia una buona cosa affrontarla, perché, ripeto, ci sono aspetti culturali, qual è la cultura di riferimento, aspetti politici, come si distribuisce il potere, aspetti tecnologici, che sui due primi punti incidono molto nettamente. Io sono, non solo per una ragione di principio, ma perché questo ormai corrisponde a dati di realtà, dell'opinione che qui la logica proprietaria debba essere subordinata, comunque non può essere il primo punto di riferimento, deve essere subordinata alla tutela dei diritti fondamentali. Questo l'ho già detto, lo ripeto, c'è un passaggio che noi dobbiamo tenere presente, perché siamo nella, lo ripeto, materia in cui la distribuzione del potere è fondamentale. Chi ha il potere di decidere su noi stessi? Questo è il punto. La raccolta delle informazioni, quali limiti ha, quali utilizzazioni consente. Per esempio, uno dei problemi aperti è quello dell'uso delle informazioni attraverso algoritmi che danno di noi una proiezione nel futuro che è la seguente: poiché tu stai facendo questo, hai fatto questo in passato, farai anche quest'altro, e io vengo trattato in base a questo tipo di logica con effetti che possono essere anche fortemente discriminatori. Questo oggi è uno dei problemi. Ecco perché io metto le cose, come dire, sul tavolo in maniera un po' veloce e approssimativa, perché c'è un problema vero di distribuzione del potere. Chi acquisisce i dati e li può trattare con gli algoritmi, perché quando voi digitate il nome di una persona su Google vi esce 1/10 di 7.000 o 1 milione? Qual è il criterio attraverso il quale sono selezionati quei primi 10 che sono poi i riferimenti? Io non arriverò mai al riferimento tra
140.000 e 140.010. Quindi c'è un problema che riguarda il nostro rapporto con coloro i quali raccolgono e trattano informazioni. Ecco perché è molto importante la discussione di oggi, ecco perché è molto importante che ci sia stata un'iniziativa dell'Unione Europea come iniziativa istituzionale con un regolamento. Questo è un punto molto importante, poi tra l'altro lo vedrete tra un minuto, perché queste cose che io sto dicendo finiranno subito o quasi, non mi voglio impadronire. Il mio riferimento che io posso fare è: se noi dobbiamo, qual è il tipo di logica, qual è il tipo di contesto che vogliamo costruire? Un contesto di tipo proprietario o un contesto legato ai diritti fondamentali? Ci sono state anche delle mosse all'interno delle istituzioni, io mi sono trovato anche coinvolto in un'iniziativa della Camera dei Deputati che, come voi forse sapete, ha poi messo a punto una dichiarazione dei diritti su internet che è stata approvata praticamente all'unanimità dalla Camera, ha dato origine anche a un ordine del giorno. Il problema oggi è vedere quali saranno le... che cosa se ne farà di tutto questo, perché, ripeto, questa dichiarazione di diritti è andata in aula, c'è stato un ordine del giorno praticamente unanime. Il problema è oggi di vedere se l'azione parlamentare, che incide spesso e spesso in maniera molto forte sui diritti delle persone, avrà come riferimento un testo che la stessa Camera dei Deputati ha approvato con le caratteristiche che dicevo prima. Quindi noi siamo in un momento in cui abbiamo una consapevolezza della necessità di discipline che non siano soltanto nazionali. Ecco l'importanza del regolamento, enorme questa materia. In secondo luogo, una attenzione dei singoli parlamenti a questi temi, perché per esempio la dichiarazione del Parlamento italiano ha poi suscitato l'attenzione dell'Assemblea nazionale francese, per cui c'è stata poi una dichiarazione comune tra il Presidente della Camera dei Deputati e il Presidente dell'Assemblea nazionale, che è abbastanza significativa ed è venuta dopo un lavoro di due commissioni. Cioè, questo è un terreno in cui la collaborazione internazionale è istituzionalmente ritenuta importante, anche al fine di produrre documenti comuni, di cui anche si può essere, della cui immediata e forte, del cui immediato e forte impatto si può anche essere dubbioso, ma nella discussione pubblica tutto questo accade e qualche volta perfino, cioè, questa iniziativa della Camera dei Deputati, se io posso essere sincero, è stata alla fine presa più sul serio dall'Assemblea nazionale francese, perché dopo che la Camera dei Deputati ha chiuso questa partita un po' se ne è dimenticata, e invece questi signori l'hanno presa molto sul serio, e adesso, avendo tra l'altro, e qui c'è un problema istituzionale, avendo all'interno del governo una ministra che si occupa specificamente di queste questioni, in questo momento c'è una discussione che produce anche effetti sulla legislazione in itinere, cioè si fa riferimento tutte le volte che si affrontano questioni di questo tipo al fatto che la Francia si è messa su questa strada. Dico queste cose in maniera molto frettolosa per una ragione. Questo di cui adesso si parlerà è un regolamento europeo, quindi siamo fuori della... Tuttavia ha nei singoli stati una forte attenzione, più o meno istituzionalizzata.
perché è istituzionalizzata in Francia, c'è la ministra, è istituzionalizzata in Germania, anche per effetto della struttura federale, per cui ciascuno dei Länder ha una sua presenza istituzionale in questa materia e quindi c'è una vicinanza maggiore tra istituzioni e cittadini su questi temi, che non è soltanto la dimensione globale, ma la dimensione di ciascuna delle componenti dello Stato federale. E quindi io credo che vadano considerate, e chiudo su questo, due fattori. Il primo, se la materia di cui ci occupiamo è una materia comunque inevitabilmente soggetta alle logiche di tipo proprietario. Non è la mia risposta, no. La risposta istituzionale è no, soprattutto con la decisione della Corte di Giustizia. Quindi dobbiamo a questo punto vedere quali sono i criteri di riferimento. E voi sapete che la Carta poi dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ha una serie di sezioni che fanno riferimento a principi, alcuni dei quali appartengono a una tradizione europea che si era in qualche modo consolidata, ma due riferimenti innovativi. Non vi meravigli il fatto che non c'era un riferimento all'eguaglianza, non c'era un riferimento alla solidarietà, che adesso invece costituiscono capitoli ai quali, capitoli e quindi criteri ai quali è necessario riferirsi. Queste cose io le volevo segnalare, adesso passiamo a cose più precise, più concrete, le volevo segnalare perché in questa materia la logica proprietaria è sempre molto evidente e impassiva. Se appunto ieri ci si è impadroniti delle informazioni personali di 1 miliardo di persone, non è per cattiveria autoritaria, ma perché quella è materia prima per il mercato. Queste cose hanno mercato. Quindi questo, io non escludo la necessità di tenere conto anche di questo fattore, perché altrimenti non incidiamo poi alla fine su quelle che sono le situazioni all'interno delle quali ci sono soggetti che agiscono, acquisiscono potere e lo esercitano. Però al tempo stesso noi dobbiamo vedere qual è il quadro di riferimento. Noi abbiamo un quadro di riferimento, secondo me, che già nella stessa Costituzione italiana ci darebbe molte indicazioni, ci dà molte indicazioni, ma a livello europeo certamente da quello che ho già ricordato, la premessa della Carta dei diritti fondamentali pone la persona al centro della sua azione, inserisce due capitoli che sono quelli dell'eguaglianza e della solidarietà, identifica i poteri dei singoli soggetti, allora c'è una distribuzione di poteri. Il punto chiaro che mi sembra che noi dobbiamo tener conto, di cui noi dobbiamo tener conto, è come si sta redistribuendo il potere per effetto della consapevolezza di ciò che sta accadendo in questa situazione. Questo mi pare tema che non è facile. Tema facile perché? Perché la forza degli interessi è tale da mettere in ogni momento in discussione queste cose. Io pensavo di, quindi ho fatto dei riferimenti di tipo politico e culturale, la parte tecnologica l'avevo già detto, la tengo da parte, non voglio dire il conflitto, ma la dialettica che noi abbiamo di fronte è proprio tra logiche proprietarie e logiche non proprietarie. Lo ricordo per una ragione che ci tocca anche da vicino, e cioè noi abbiamo avuto una discussione molto intensa intorno alla Costituzione, al no, al sì, al no. Perché ricordo questo? Perché questo tipo di discussione toccava questi temi, e cioè fino a che punto i cittadini potevano continuare a ritenersi protagonisti e invece altri volevano impadronirsi della dimensione che qui possiamo legittimamente chiamare costituzionale.
Io credo che il conflitto che c'è stato, adesso non è il caso che io mi dilunghi su questo, ma penso che non sia questa cosa particolarmente originale. Il conflitto che abbiamo vissuto è un conflitto che riguardava proprio chi potesse impadronirsi del riferimento costituzionale. Questo mi pare, e questo conflitto è stato perduto da chi voleva impadronirsi del riferimento costituzionale per trasformare le dinamiche, il terreno costituzionale, da luogo dell'aperto confronto delle persone al luogo dove venivano, tra molte virgolette, imposti i punti di vista. Quindi questa materia non solo ci fa entrare in una discussione che è ancora aperta, e io credo che il modo in cui è stato pronunciato il no abbia molto a che fare con tutto questo, anche se adesso il tentativo di mettere tra parentesi, per tante ragioni, questa compresa, il peso e il significato del no, che è stato guardato da questo punto di vista un'indicazione dinamica, non è stato dire un no a qualcosa, è stato detto noi diciamo no a questo perché la logica che deve ispirarci nell'affrontare non solo i problemi che sono stati sul tappeto, ma anche questi problemi, è quella di rimanere fermi al riferimento costituzionale così come l'abbiamo conosciuto, cioè il mantenimento della cultura costituzionale è un fatto importante, ai miei occhi un fatto che modifica ciò che noi abbiamo vissuto fino ad ora. La Costituzione non è stata, se così posso dire, molti di voi possono avere opinioni diverse, non è stato qualcosa che i cittadini hanno vissuto come qualcosa che li riguardasse. Una novità di questa fase, ha scritto una bella cosa Marco Revelli su questo, che i cittadini si sono attraverso questa discussione resi conto che c'è una dimensione che oggi noi possiamo chiamare di cultura costituzionale che non solo li riguarda, ma che tocca la loro stessa vita quotidiana. Questa è una novità, a mio giudizio, e i no che sono stati pronunciati, lo scarto tra no e sì, la ragione dell'affluenza dei cittadini alle urne non è, ai miei occhi, se volete poi ne discutiamo, spiegabile se non si tiene conto di tutto questo. E cioè in quel momento si pronunciava un no per dire un sì, se così posso dire, per dire noi non questi problemi non possiamo affrontarli da questo punto di vista perché c'è un altro punto di vista che io sinteticamente, così chiudo, dico costituzionale, che è quello che noi dobbiamo tenere. Cioè la difesa della Costituzione non è stata la difesa, come hanno detto a me anche personaggi formalmente anche un certo peso, l'espressione di una logica conservatrice, è stata l'espressione dell'indicazione di quale debba o dovrebbe essere la dinamica istituzionale che noi dobbiamo tenere presente. Allora, dette queste cose, io qui mi fermerei. C'è un punto che è quello della discussione e del confronto tra logiche proprietarie e logiche non proprietarie, e il problema centrale rappresentato proprio dai riferimenti di principio che noi dobbiamo tenere presente. Io penso che abbiamo tutta una serie di buone ragioni istituzionali per considerare questo tipo di problemi non dominati dalla pura logica del profitto, che non è una cosa semplice, perché in questo momento la lettura sia a livello nazionale sia a livello europeo, il riferimento a tutta una serie di norme e di principi tende a mettere tra parentesi in molte situazioni il fatto che i diritti fondamentali dovrebbero essere il riferimento primario. Questo non è sempre facile, e però questo è, a giudizio non solo mio, un passaggio che non possiamo